siamo qui con Teresa. Oggi ci alleneremo sulle gambe con la coordinazione delle braccia. Partiamo subito. Sei nella posizione eretta. Benissimo. Bacino, gambe leggermente divaricate. Apri le gambe all'esterno. Benissimo. Sempre petto, spalle e testa. Prima di eseguire i due esercizi insieme, te li sdoppio, te le mostro singolarmente. L'esercizio che le gambe faranno sarà semplicemente di flessione della coscia sul bacino. Quindi sollevi e abbassa, sollevi e abbassa, sollevi e abbassa, sollevi e abbassa. Allo stesso modo farai con l'altra gamba. Sollevi e abbassa, solo questo. Fai un paio di ripetizioni giusto per scaldare le tue gambe. Quando percepirai che le tue gambe sono ben calde, ti fermi. Bene. Cosa faranno le tue braccia? Faranno semplicemente una elevazione, ma non singola, non in avanti, leggermente in diagonale e ritorna. Eleva in diagonale e ritorna. Eleva dove sono io e ritorna. Eleva di là, bravissima, e ritorna. Anche qui fai un paio di ripetizioni in modo da riscaldare bene anche le tue spalle. Perfetto. Dopodiché partirai con l'esercizio combinato braccia-gambe. In che modo? Se sollevi la gamba destra, solleverai il braccio sinistro, quindi dovrai incrociare il lavoro. Solleva questa gamba, esatto, e riappoggia. Sollevi l'altra e riappoggia. Piano, senza avere fretta. Sollevi e appoggia. Sollevi e appoggia. Sollevi e appoggia. Combinato l'esercizio. Cercate di respirare, di non dimenticarvi. Ti fermi, ovviamente questo è un esercizio molto intenso perché ci sono, contemporaneamente lavorano sia le arti inferiori che gli arti superiori. Le ripetizioni possono essere le stesse quelle che facciamo sempre, però puoi in questo caso diminuirle, quindi anziché contare 10 per gamba puoi contarne 5. Quindi fare anziché 1, 2, 3 e 4, li conti insieme e arrivi a 10, in totale ne farai 5, quindi la metà. Ovviamente perché, ripeto, l'esercizio è molto intenso, se invece riesci ad andare avanti, contane anche 10, quindi verrebbe ad essere questo, 1, 2, lo dovrai contare per 20 ripetizioni, quindi sarebbero 10 per gamba. Dopodiché ti fermi, recuperi sempre i tuoi 2 minuti in questo caso, perché abbiamo detto che l'esercizio è più intenso, e farai 3 serie. Grazie e buon allenamento!